nuovo partito che vada a aggiungersi ai diversi che già esistono nel panorama della sinistra italiana. Noi stiamo pensando ad un soggetto politico che tiene insieme invece tutte le forze che già esistono e che per diversi motivi ad oggi non sono riuscite a unire le tante idee comuni che comunque ci sono. In preparazione di questa assemblea, noi, e quando dico noi, qui sul territorio intendo Gaetano Seminatore per i Comunisti Italiani, intendo Franco Buccella, Mario della Rifondazione Comunista, Manuel, quel ragazzo giovane che è stato sempre con noi, chi dimentico? Beh, io dell'altra roba, Michela come assessore alle politiche sociali e Alessandro del gruppo consigliare di Selfie al municipio. Noi siamo stati le ultime settimane nei mercati rionali e abbiamo distribuito il nostro volantino, abbiamo parlato con tante persone e ci siamo resi conto che la nostra convinzione, che mai come in questo momento nel paese si sente la mancanza di una forza politica di sinistra, è assolutamente fondata. Perché la gente comunque si ferma volentieri a parlare con noi e sente questa necessità, la gente di sinistra che non ha un riferimento in questo momento nel quadro politico che c'è nel paese. Perché insomma la crisi economica è sempre più pesante, la cancellazione dei diritti dei lavoratori, la disoccupazione dei giovani e dei meno giovani, lo smantellamento del welfare, la disoccupazione, la manomissione della Costituzione, l'assoluta assenza di una prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita delle persone più deboli impongono che le donne e gli uomini che si riconoscono nei valori della sinistra e nelle idee della sinistra impongono appunto che si uniscano per dar vita appunto ad un nuovo soggetto che deve essere alternativo, che deve essere democratico, che deve essere innovativo, che deve essere europeo. Deve essere alternativo alla cultura neoliberista, su questo non si discute, che ci ha portato alla situazione attuale di declino economico, sociale, morale direi. E quindi alternativo al PD. Al PD che ha abbracciato appieno questa politica e che in questo momento è diventato il partito di Renzi, dell'uomo solo al comando. Questo PD che è sempre più lontano dai problemi della gente, sempre meno disponibile al confronto, che è la cosa che di più noi chiediamo a Renzi e non abbiamo un ritorno. Soprattutto è sempre più distante dai principi fondamentali che devono distinguere una politica di sinistra, la giustizia sociale, la protezione appunto delle fasce più deboli che diciamo prima, l'attenzione al mondo del lavoro e il confronto con quelli che rappresentano il mondo del lavoro, e la lotta all'evasione fiscale, la tutela dei diritti, il diritto al lavoro, alla salute, alla casa, allo studio. Bene, tutto questo noi non lo troviamo nell'attuale governo e nell'attuale partito del centro-sinistra che si chiama PD. E quindi pensiamo appunto ad un soggetto, nuovo soggetto politico che sia democratico sia nel suo funzionamento interno che per i momenti di partecipazione e di confronto diretto con i cittadini e con le cittadine. Noi pensiamo a un soggetto che deve essere appunto innovativo nella forma e nella sostanza e assolutamente in discontinuità col passato e con quel sistema politico che si è piegato alla corruzione e che è stato subalterno ai poteri forti in questo paese. Europeo perché si dovrà impegnare insieme alle altre forze della sinistra europea per cambiare le politiche neoliberiste, come dicevo a me prima, che ormai non sono più sostenibili. Pensiamo quindi ad una sinistra che riparta dal radicamento sul territorio, oltre che sui posti di lavoro, dall'ascolto delle persone e del malessere delle persone, che rimetta al centro quindi il cittadino con i suoi bisogni, con i suoi diritti e con la sua dignità. Una sinistra che sappia anche guardare a quelle che sono state le esperienze di altri paesi negli ultimi anni, e penso quindi all'esperienza di Siriza in Grecia, all'esperienza di Podemos in Spagna. Io faccio parte del comitato cittadino dell'Altra Europa con Siprax e sono coordinatrice del comitato qui nel quindicesimo,
Noi come Altro Roma Consigli, per esempio, stiamo lavorando da più di 2 anni a questo progetto. E diciamo che il nostro comitato è stato un po' una sorta di laboratorio, perché ha visto tanti compagni appartenenti a partiti diversi, senza essere di partito, che fanno parte di associazioni o comuni cittadini, che partendo appunto dal sostegno a Tsipras e alla sua solitaria battaglia contro la politica di austerità proposta dalla Troica, hanno appunto maturato la necessità di fare una vera e propria proposta politica per l'Italia. Per questo motivo abbiamo accolto con soddisfazione, per esempio, la nascita alla Camera del gruppo di Sinistra Italiana, che consideriamo un primo passo importante in questo percorso. La nostra idea, come dicevo prima, parte dal principio comunque dell'inclusione e della partecipazione popolare. Pensiamo quindi ad un soggetto aperto al confronto con tutti i movimenti attivi nel territorio e che ogni giorno comunque si impegnano in battaglie civili per i diritti dei lavoratori, i movimenti sociali, per l'ambientalismo, il cattolicesimo sociale, i movimenti delle donne. Perché non è vero poi che la gente non vuole più partecipare alla vita politica e sociale del paese, perché a sinistra c'è un grande fermento. E quindi noi vogliamo avere una sorta di casa comune dove mettere a frutto tutto il lavoro che poi sul territorio c'è ma che non trova una sintesi. Quindi entro il mese di gennaio si organizzerà una grande assemblea nazionale aperta a tutti e per avviare il processo costituente del nuovo soggetto politico che dovrà concludersi, pensiamo, nel mese di novembre 2016. I soggetti che hanno dato il via a questo percorso sono il Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia e Libertà, il gruppo che dicevo prima appena nato alla Camera di Sinistra Italiana, l'Altra Europa Consiglio, ACT, ma ci sono anche altri soggetti, da possibile di Civadia, anche Confferati partecipa a questa discussione. Quindi insomma stiamo in buona compagnia. Però il 2016 non sarà soltanto l'anno di costruzione di questo soggetto, sarà anche un anno che dovrà affrontare passaggi molto importanti e delicati, le amministrative in città importanti come Roma, Milano, Torino. Sarà l'anno del referendum, primo fra tutti il referendum sulla riforma della Costituzione. Beh, in queste occasioni noi pensiamo di dover essere in prima linea. Per le amministrative noi pensiamo di costruire insieme liste, una lista unica in grado di, quindi liste pensando alle situazioni diverse, e liste comunque in grado di raccogliere le migliori esperienze, ma soprattutto le competenze che abbiamo nel panorama della sinistra. Liste costruite dal basso, per intenderci, noi qui sul 15° municipio vogliamo creare una lista unitaria, ma soprattutto un programma, il programma lo vogliamo costruire insieme a voi, un programma che sia in discontinuità comunque con le politiche che sono state portate avanti fino adesso. Il patto di stabilità, per esempio, non permette assolutamente che poi le istituzioni locali svolgano un vero governo del territorio. E su questo quindi noi vogliamo aprire un confronto. E questo oggi è solo il primo passo, perché noi pensiamo di incontrarci ancora a partire da gennaio e di discutere di tutte queste cose e di costruire insieme a voi questo progetto e lavorare insieme a voi per i prossimi appuntamenti.